clamoroso in area di rigore, quindi, la prende scusami, proprio così. Quindi scopro la dodicesima giornata che sei stato sfavorito dagli arbitri quest'anno? Ma scusa, quali siano stati gli episodi a favore dell'Inter in queste 12 Monza, partite? Per esempio? Ah, scusami, allora Monza è un fallo fischiato Monza, prima al Monza. Monza per esempio, fine partita. Venezia per esempio. Venezia che Inter... cosa? Venezia che cosa? No, annullano il gol con delle mani chiare, giù, scusami. Giù, qual è l'episodio del Venezia? Gli annullano il gol al 97. Perché non è fallo quello? Ci sono immagini. Allora, non giù, chiare, allora giù, se non vuoi chiare. Fare quello con la maglietta, facciamo quello con la maglietta. Allora lo faccio. Ti dico quello che è successo. Non è successo quello che dici tu. Immagini non chiare. Ma che non chiare? Allora ti dico, allora ti dico io, visto che scendi su un territorio minato, te lo dico io. Dai. Nel primo tempo ti ricordi il rigore non dato all'Inter? No, la dinamica? Non te lo ricordi, vedi? Bisogna ricordarsi. Tu ti ricordi che la Juve c'ha 5 rigori non dati in 12 giornate? Tu hai tirato in mezzo Inter Venezia e adesso stai su Inter Venezia. Io della Juve, la partita finita, non ho parlato. La partita finita, io della Juve non ho parlato. Che sancisce la però fine della partita. Mi devi fare parlare, mi devi fare parlare. Mi devi fare parlare. Hai tirato la bomba, io ti rispondo. Siccome non ti ricordi e dovresti ricordarti se sganci la bomba, che nel primo tempo Dumfries in area di rigore del Venezia si appoggia leggermente al giocatore del Venezia che casca come se fosse stato investito da un camion e con una schiacciata butta giù il pallone. L'arbitro fischia il fallo di Dumfries e non dà il calcio di rigore all'Inter. Il fallo di Dumfries, siccome con lo stesso metro il gol doveva essere annullato anche solo per il fallo di carica su Bissek del giocatore del Venezia, finisce lì la discussione, non devi neanche più parlarne. Invece poi c'è anche il tocco di mano che è lo stesso, visto che tu parli di ammissioni, di retrocessioni eccetera, lo stesso giocatore del Venezia ammette di aver preso la palla con la mano. Tutti a casa, arrivederci. Dai, ok, su, bene, su, hai bravo, finito, dai, l'editoriale. Non è l'editoriale, questi sono i dati di fatto. Se poi tu li vuoi mistificare, no i miei, sono quello, è quello che è successo, non i miei. Io non faccio così, non sono i miei. Il giocatore del Venezia ha ammesso di aver preso la palla con la mano, non lo dico io, lo dice lui. Allora, dai, non c'è nessuna ammissione del giocatore del Venezia, vi state inventando. Non fai questo gioco con me non lo fai questo gioco, eh? Benissimo. Allora, adesso che hai parlato, parlo io o no? Parla, hai già detto, hai già sbagliato. Se vuoi andare avanti, vai. No, sbagliato. Certo che hai sbagliato. Hai detto allora risbaglio. Non conosci. Non ti ricordavi neanche di Dumfries. Allora, non te lo ricordavi, te lo dovevo dire io. Come rigore, perché infatti c'è il fallo di Dumfries, è molto semplice. Ma allora non è fallo di quello del Venezia? Cioè, vedi che. Filippo, così solo, non me lo fai. Vuoi parlare da solo? No, ti parlo anche da solo perché dici delle inesattezze. Vai, Claudio. Stai accusando il fallo di Dumfries, ma non te consideri io dico quello delle del Venezia. È assolutamente un discorso fazioso. Secondo mi dispiace, te, è dico fazioso. Delle secondo me, quando tu parli di arbitri, secondo te, e per esempio ti riferisci a Verona Juve dell'anno scorso, dici delle inesattezze e fai fazioso. Verona-Juve. Perché Verona-Inter Verona dell'anno scorso, che hai citato Verona-Juve, ho detto io. Inter-Verona. Hai citato prima Inter-Verona dell'anno scorso, quella della gomitata famosa di Bastoni. Certo, ma io sto paragonando i calci di rigore, non sto ma dicendo che... Ma l'anno scorso hai parlato in Inter Verona dicendo che ti manca qualcosa in Inter Verona l'anno scorso. No, allora scusa, non ti ascolti neanche. Io ho detto, io non ho... Scusami, Zu, tu sei troppo hai abituato a fare incentivi. Hai citato Inter Verona dell'anno scorso dicendo ho che ti manca. Ho citato Inter Verona. Inter Verona ti manca Verona. Ho citato Inter Verona per fare il paragone dei contatti, non per dire che l'Inter gli manca... Si parlava di rigore e di rigore e ho citato... il paragone nei contatti, non ho detto che l'Inter doveva avere convalidato il gol di Frattesi, va bene? Ho parlato dei contatti. Hai citato l'Inter Juventus perché sono i contatti, che se non una partita ma certo, mancano a me perché, no, perché se un'altra squadra sembra che l'Inter sia favorita dagli altri, ma a te ti manca sempre qualcosa, ma lo spieghi, ma a te la Juve ti manca sempre qualcosa, ma no, io sto paragonando i contatti, ti mancano delle robe, ma scusa, tu io quando ascolto te la Juve è penalizzata sempre, continuamente non hai mai niente a favore, no, non ho detto questo, ho detto che non ho detto questa roba qua. Se vogliamo stare sui rigorini, Juve quest'anno i rigorini non li hanno mai dati. A che episodio sono dati di fatto? Allora, io voglio far capire un attimo, a che episodio fai riferimento per Inter Juve che dici che ti sono mancati dei rigori? Giusto, no, solo fare l'elenco. Sì, fai l'elenco, sentiamolo, che saranno 50 o 52, saranno solo sicuro. Quanti punti hai? Iniziamo da quella partita a cui ti riferisci che hai vinto 1-0 con calcio di rigore. Tu sai che sei andato in Champions di Morata, con un calcio di quadrato a Perisic? Sai che sei andato in Champions con un calcio di quadrato a Perisic? Lo sai che quella partita fuori dall'episodio, c'è l'espulsione a Bentancur inventata. Sì, ma possiamo andare avanti fino a domani. In quella partita però ti ricordi che c'è l'espulsione a Bentancur? Io infatti non faccio l'elenco, lo fai tu ogni volta. Stai facendo il caso, sempre a favore
favore della Juve, sempre contro. Filippo, cioè non c'è mai stasera niente. Non ho fatto nessun elenco. Ma tu sei partito con il rigore di Inter Juve. Parli di Inter Venezia, ma non sai, non hai visto neanche la partita e parli di Inter Venezia. Quindi tu non ti ricordi che quella partita di Venezia, ma io parlo della Juve, ma non parlo della Juve, degli episodi della Juve. Tu parli degli episodi dell'Inter senza aver visto neanche la partita. Voglio vista benissimo. Ma se non ti ricordavi di Dumfries, ma perché dai, non c'è, ma non l'hai neanche vista. Ti ricordi il rigore? Non c'è, non mi ricordo. Ma non c'è perché non l'hai vista, dai. Quindi su, tu non su. Ti ricordi che noi giochiamo in 10 perché hanno espulso Bentancur, la famosa partita di Palermo. Ma sì, me lo ricordo. Questa è vero, hanno espulso Bentancur. Ma ti ho detto di no, ma stai tirando. E allora mi tiri fuori, mi dici che va in Champions. Ma tu mi hai appena detto che va in Champions per quadrato, ho giocato in 10 per Bentancur. Congeliamo un attimo, anche che è vero che si sta emozionando Tiziano, quindi congeliamo ma Tiziano qualche torto non li hanno fatto. Tiziano, il Milan, qualche rigore, il Milan con i rigori come è messo quest'anno? Milan Tiziano con i rigori, ha fatto l'accento sui soldi miei, lascialo dove sta. Hola, io e te giochiamo a briscola dopo. guarda io mentre loro fanno lo show, io non mentre ho ancora fanno lo show a Calciopoli, ha vinto la Champions con uno urla, l'altro hanno fatto l'accento sui soldi, lascialo lì. A grandissima richiesta, questo video live dove la polemica è impazza, perché mi avete scritto in tanti, ma vediamo come avete affrontato la questo è soltanto un piccolo straccio, un piccolo esempio di botta e risposta, perché gli animi si stanno anche un po' surriscaldando sugli episodi, ma potete aggiungerne voi, perché qua ci sono uno, due, tre, ma se ne può aggiungere la qualunque. Rimanendo a Derby d'Italia, attenzione, perché per esempio non ricordare la Supercoppa, la famosa Supercoppa arbitrata da De Santis, con Trezeguet a cui viene annullato un gol di quei due metri in fuorigioco, l'arbitro De Santis, quello che doveva essere del cupolone, ma anche la Supercoppa del 2022, voglio dire più recente, sempre ai tempi supplementari, ma nei tempi regolamentari rigore inesistente di De Sciglio che sfiora Dzeko, ma è Dzeko che va al contatto, tornando al contatto, e ignorato il falletto di bastoni su McKennie allo scadere, che è una di quelle sbracciatone da cartellino e da calcio di rigore, allo scadere lo segno, vinco io la Supercoppa, invece no, poi la perdo ai supplementari. Ma perché allora non ricordare la Coppa Italia, sempre del 2022, anche lì tempi supplementari, sul 2-1 per noi, partita dominata in quel momento dalla Juve di grande Dusan Vlahovic, due rigorelli, sempre due, ma quanti derby d'Italia con due rigori, ma quando mai ci è capitato a noi? Due rigorelli, sempre due, inesistenti, dati a loro, dopo non aver espulso Brozovic, che già ammonito calcia via con violenza il pallone fuori dal campo, secondo giallo da regolamento, visto che vi piace tanto il regolamento, e poi naturalmente il classico rigore su Vlahovic, che manca praticamente in tutte le partite. E allora rigore sì da una parte, rigore no mai dall'altra. Vi lascio con questa chicca, perché me l'avete segnalata, me l'avete mandata, io vi ascolto ragazzi, vi leggo, vi ascolto e non vi preoccupate, e quindi la prendo, la faccio mia e la ripropongo in chiusura di contenuto, perché dal loro film che racconta lo scudetto delle due stelle di cartone, a un certo punto Darmian nella trasferta contro l'Atalanta prende un rigore e ammette candidamente che loro i rigori li cercano. Perché ha visto un corridoio che in pochi giocatori vedono. È la prima cosa che ho pensato, quella di spostare la palla e cercare di prendere un rigore.